Oggi presentiamo la lista, la prossima settimana siamo in grado di presentare il programma che va legato al simbolo. Il simbolo è quello dietro le mie spalle, Democratici Civici Vallefoglia. Io ho dato la disponibilità ad essere ricandidato, perché ancora dicono che non sono ricandidato, io sono candidato per una lista che posso votare tutti. Tanti elettori di centrodestra, di elettori cittadini comunque di Vallefoglia mi hanno chiesto di ricandidarmi per continuare un lavoro che è stato un lavoro importante, perché su Vallefoglia noi abbiamo concentrato, diciamo, le risorse sulle scuole, sugli impianti sportivi. Le caratteristiche della lista: 8 donne, tutte sveglie, toste, professioni, radicate nel territorio, coprono le frazioni, insomma è una bella lista. E 7 persone nuove, un uomo e 6 donne che si aggiungono alle 2 che c'erano già nella precedente amministrazione, quindi 8 donne, 8 uomini. Con caratteristiche di governo, con legami con le strutture scolastiche, con le professioni, con i territori, perché ognuno di questi 17 candidati hanno anche un rapporto territoriale. Quindi è una bella lista, una lista forte di governo, perché bisogna continuare a governare se i cittadini lo vorranno, e pensiamo che possiamo servire per i prossimi 5 anni a dare ancora più forza a Vallefoglia. Vallefoglia è la terza città della provincia di Pesaro Urbino, dopo Pesaro e Fano, e anche un rapporto forte con Pesaro Urbino. Pensiamo noi al centro, una città che ha una caratteristica industriale forte, e con una controtendenza anche nelle nascite. Cosa pensiamo per il futuro? Pensiamo che diciamo, le politiche attive per il lavoro vanno rafforzate, le politiche sociosanitarie vanno rafforzate, vanno rafforzate anche le infrastrutture. Lo Stato e la Regione devono mettere più soldi per la modernizzazione del sistema viario, va fatta una politica più forte da parte del Ministero degli Interni sulla sicurezza di un territorio, questo è un territorio ricchissimo, pieno di imprese, e che occorre anche più sicurezza.